Fino ad ora ci siamo concentrati sulla relazione fra due entità sostanzialmente, il client e il server. Ora allontaniamoci, allarghiamo la visione e vediamo le cose più da lontano. E evidentemente un server serve tanti client e quindi noi dobbiamo immaginare una miriade di client che sono tutti potenzialmente collegati. E ora immaginiamo che molti di questi client facciano delle richieste al nostro server e immaginiamo che il meccanismo sia quello basato su PHP HTML, per cui ogni richiesta si risolve in un lavoro che il server deve fare per quel client. È evidente che se il carico aumenta oltre un certo livello, il server può rischiare di andare in crisi, di non farcela o rallentarsi per poter rispondere a tutte queste richieste. E questo può porre dei limiti alle dimensioni della comunità di client che si può pensare di soddisfare con un server. Immaginiamo ora invece di poter fare delle richieste al server che confidano sostanzialmente nell'esecuzione di codice JavaScript. Questo significa che una gran parte di lavoro viene svolto da ciascun client, cioè ogni client fa esattamente la quantità di lavoro che serve a lui stesso. E quindi alleggerendo potenzialmente in maniera massiccia il carico di lavoro del server. Ecco, e questo processo è un po' quello che si è verificato in generale. Noi abbiamo ora visto un esempio, perché JavaScript non è l'unico modo per far lavorare il client, il server può lavorare anche in altri modi, ma sono pezzi e componenti esemplificativi e sono, diciamo, quelli più importanti, più significativi. Ma la cosa che è rilevante è rendersi conto che il codice diciamo si è fluidificato e si è distribuito in una maniera sempre più ottimale fra questi innumerevoli nodi che compongono alla fine la rete, nodi fatti di tantissimi client e anche tantissimi server. La possibilità che ciascuno dei nodi svolga una elevata quantità di lavoro ha reso possibile la nascita di nuovi fenomeni e alla fin fine, tutto sommato, il fenomeno più ampio che contiene tutti questi, che è quello identificato con la nuvola, the cloud. E c'è un elemento fra quelli che abbiamo visto con appena un po' di attenzione in più che non è comparso finora in questo piccolo discorso ed è l'XML, che abbiamo capito essere importante perché è il modo più generale e pervasivo col quale oggi si distribuiscono e si diffondono sostanzialmente i contenuti, a prescindere da come essi poi verranno rappresentati, ordinati, eccetera. Ebbene, dov'è l'XML in questo schema? Ecco, l'XML in realtà l'XML sta in quella miriade di blocchi di informazione che viaggiano fra un nodo e l'altro. Abbiamo visto i feed, che sono in realtà dei frammenti di codice XML. Abbiamo visto l'OPML, è una sottospecie di XML. Abbiamo visto che se vogliamo estrarre l'informazione da un blog e trasferirla a un altro, anche questo passa attraverso XML e così via. Ecco, XML è il collante
e che in qualche maniera collega, che fa transitare contenuti di tante nature diverse fra i diversi nodi per realizzare quella che ormai conosciamo come la nuvola, appunto, the cloud, e della quale poi in qualche altro post vedremo alcune specifiche.